per arrivare alla domanda, proprio l'altro giorno sul quotidiano Libero c'era l'intervista di un vostro collega, tra l'altro, Luca Ricolfi, il quale diceva che la propensione al crimine da parte dell'immigrato clandestino, che proprio perché è clandestino non ha reddito, non ha casa, non ha lavoro, è 6 volte superiore a quella del cittadino italiano. Noi dobbiamo chiederci a questa gente a cui stiamo dando accoglienza e prestare soccorso, attenzione, è sacrosanto, non solo perché lo chiedono le regole del mare, non solo perché lo chiedono le convenzioni, ma perché lo detta il buon senso. Il soccorso sì, il soccorso sì, ma nessuno mi ha messo in discussione il fatto che si debba prestare soccorso a un barcone in mare. Dopodiché la discussione è: questo barcone, tutti questi barconi ce li portiamo tutti in casa, oppure magari quelli che non hanno diritto a vedersi riconosciuto uno status di protezione internazionale, lo rimandiamo in Parlamento. Stiamo arrivando, che l'Europa ascolta, il problema e sta arrivando quale in futuro, posizioni. Il problema, io chiedo a tutti i buonisti, a tutti i film migrazionisti, che futuro noi diamo a queste persone qua? Qual è il futuro che noi diamo?